D'Agostino. Intanto presentati, sei un giocatore un po' funambolico, così abbiamo capito. Sì, assolutamente, diciamo che prima di quest'anno forse ero un po' più trequartista, ora l'anno scorso mi ha messo vicino alla porta, è andata benissimo, ho fatto 26 reti, quindi niente, davanti posso ricoprire un po' tutti i ruoli, normale, seconda punta è quello perfetto come gioca il mister, poi abbiamo visto l'anno scorso come fa rendere i suoi attaccanti, spero anch'io di riuscire a tenere quei ritmi. Senti, fino alla scorsa estate tu eri un giocatore della Sampdoria, sei cresciuto in quel settore giovanile, poi hai un po' reciso questo cordone. Sì, io ho fatto tutti i giovanili della Sampdoria, arrivando in primavera con Zazza, Icardi, Obiang, Kristicic, quindi eravamo la primavera molto tenuta e diciamo che l'anno scorso poi ho rescisso per vari motivi e ho voluto fare questa scommessa su me stesso, è andata alla grande, ho avuto un po' di richieste in Serie B, però il Teramo, come gioca il mister, la piazza e è una piazza che permette ai giovani, come vediamo, di fare un anno di protagonista, quindi è la migliore per me. Cosa è scattato in te nell'ultimo anno? È nato mio figlio, è quello, diciamo che prima... Un po' di maturazione quindi? No, assolutamente, diciamo che le qualità ci sono sempre state, forse le motivazioni non erano tali da solo per arrivare a un certo livello. Da quando è nato mio figlio a settembre, grazie alla mia compagna, pensi con tre teste, quindi non puoi essere scemo, diciamo. E quindi no, mi è scattato qualcosa e mi ha fatto aggiungere alle mie qualità tecniche grossa grinta, grossa voglia di fare e fortunatamente in un anno è ricambiato tutto. Hai avuto già un impatto col presidente Campitelli o solo con il direttore? No, sì, ho conosciuto sia il presidente che il direttore. E il presidente è molto carico, una scommessa che lui vuole fare su di me, ci crede tanto, mi conosce e spero di non deluderlo assolutamente. Senti, avrei saputo dell'inchiesta, che idea ti sei fatto, se vuoi dire qualcosa, o comunque concentrazione sul campo? Noi assolutamente concentrazione sul campo, non sta a noi deciderlo, speriamo di essere in Serie B, crediamo che ci sono delle note positive a nostro favore, non siamo spacciati, io credo che, spero che non ci siano problemi, poi visto quello che è il Catania, quindi noi siamo concentrati, speriamo bene. L'unica cosa che volevo dire, mio padre giocò a Teramo all'81, ha fatto 30 presenze in C2, sì, da giovane, più o meno la mia età, e quindi lui me l'ha parlato benissimo. Ruolo? È un attaccante anche lui, forse un po' più punta. Lui giocava allo Stadio Vecchio, tu avrai il Bonoli. Sì, lui nello Stadio Vecchio, io non il nuovo. Quindi. Bocca al lupo. Crepi, grazie.